Buongiorno a tutti, siamo qui alla comandante Sardella, innanzitutto benvenuta, auguri per il suo incarico, una donna al comando della Capitaneria di Porto. Intanto ci parli di questa giornata, anche del suo ruolo che abbiamo chiesto pure alla preside, molte donne stanno cominciando a seguire questa vocazione. Certo, buongiorno a tutti. Celebriamo in questa giornata la giornata nazionale del mare e della cultura marinara, un momento importante per mettere al centro delle nostre discussioni, dei nostri interventi e degli eventi che realizziamo il mare, la tutela del mare, la sicurezza in mare. La giornata del mare è stata istituita nel 2017 e prende spunto purtroppo da un evento drammatico, l'incendio a bordo della nave petroliera Haven che l'11 aprile del 1991 al largo del Golfo di Genova prese fuoco e fu un disastro ambientale di ingenti proporzioni, perché tante tonnellate di petrolio presero fuoco e finirono sulle spiagge e nel mare del Mediterraneo. Da questo disastro ambientale si è partiti per capire che i nostri mari hanno bisogno di essere salvaguardati, di essere difesi, di essere tutelati con tutte le risorse che contengono, quindi in ogni sua componente. E siamo qui in un territorio che con il mare ha davvero molto a che fare, da tutti i punti di vista. C'è una tradizione marinaresca nella penisola sorrentina e in tutta la costiera che è veramente importante. Quindi celebrare in questo territorio la giornata del mare ha un significato davvero molto importante. La sicurezza in mare è un'attenzione che dobbiamo avere tutti, qualunque attività svolgiamo per il mare e sul mare. Grazie, comandante, buon lavoro.